Partiti. Un saluto a tutti i tifosi arancio-nero-verdi. Ringrazio chi si è iscritto, chi ha commentato dando consigli, qualche idea di miglioria da poter fare. Sì, siamo agli inizi, come ha scritto qualcuno, adesso non mi ricordo il nome, che spero seguirà il video. Però, insomma, pian piano vedremo di migliorare il tutto. Ecco. Ci vuole un attimo di pazienza, però piano piano porteremo sempre più contenuti relativi al mondo arancio-nero-verde perché secondo me non se ne parla abbastanza, e soprattutto dal momento che, se ci pensiamo, siamo la squadra prima in classifica assieme al Parma, eppure come rilevanza mediatica contiamo ancora poco rispetto a realtà che magari stanno facendo anche più fatica in questa Serie B, ma che contano creator a quantità, ecco. Vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi, di lasciare un commento se avete qualche pensiero riguardante questo argomento in particolare. E ricordatevi di attivare la campanella, perché è importantissima per non perdersi nessun video che uscirà. Presto faremo uscire anche altri video. Oggi andremo a parlare degli vari infortuni che stanno attanagliando il Venezia, che però non vanno molto a ripercuotersi sui rendimenti in campo, per fortuna, per ora, poi vedremo, insomma. Parleremo in particolare di Tesman, che a quanto pare news dicono sia sul taccuino del Bologna, che sta facendo molto bene in Serie A con Thiago Motta come allenatore. Ecco, ne parleremo più tardi, magari potrebbe uscire tra oggi o domani, comunque. Adesso vediamo, insomma. Andiamo al focus del video. Io prendo le informazioni da tutto Venezia Sport, che è il migliore in questo caso a trattare le news del Venezia con un certo riguardo, insomma, in modo dettagliato e per trasparenza lo dico. E sì, niente, andiamo al focus. Praticamente sono andato a leggere l'articolo un po' e devo dire che sono rimasto un po' sorpreso, nel senso che nel corso delle giornate mi sto rendendo conto che gli infortuni diventano sempre di più. Non me ne sono accorto così tanto finora, secondo me, per i risultati, perché comunque il gioco, secondo me, è talmente ben rodato che si fanno poco notare. Però, insomma, pesano molto e penso che pesino soprattutto in primis per mister Vanoli. E andiamo a vedere nello specifico. Il primo nome della lista è quello di Ellerson, che è uscito prima in Venezia Ascoli. Però, a quanto scrive tutto Venezia Sport, non ci dovrebbero essere problemi. Insomma, ha ricevuto il pestone, boh. E quindi per la prossima dovrebbe esserci un giocatore su cui Vanoli punta molto. Da subito ha puntato molto e mi piace tanto. Onestamente, mi piace anche a me tanto. Quindi speriamo sia tutto a posto, ecco. E a cui tra l'altro in Venezia Ascoli è subentrato Iaiolo, che piano piano farà minuti, secondo me. Non so se ritroverà un posto da titolare perché la vedo ben rodata, però nell'economia di un campionato, secondo me, avere uno come Iaiolo che subentra o che qualche partita magari la fa da titolare è tanta roba, soprattutto in Serie B è veramente tanta roba. Soprattutto se pensiamo a come era entrato l'anno scorso a metà stagione, faceva paura e secondo me pian piano adesso non aspettiamoci quel rendimento da subito, però tornerà a essere impattante per il mondo Venezia, insomma. L'altro nome della lista è quello di Zampano, che quest'anno ha avuto parecchi problemi fisici, non è stato continuo. Quando gioca poi è sempre incisivo e tanta roba. Però devo dire che rispetto all'anno scorso, che credo abbia saltato veramente poche partite, a quanto mi ricordi, quest'anno invece qualche problemino in più ce l'ha. Qua si parla di indurimento al flessore ed è da valutare sostanzialmente, quindi speriamo bene e vediamo. L'ultima partita è entrato Ullman, secondo me è entrato bene, una partita da ha fatto uno spezzone, una partita da 6, secondo me bene, insomma, ma è sicuramente più facile entrare in un meccanismo che è già rodato, che già funziona e devi solo fare il tuo compito a fine, non
porre rimedio a altri problemi. Quindi sì, al limite credo giocherà Ullman se Zampano dovesse riportare, insomma, problemi fisici duraturi. Spero di no, però vediamo, vediamo. L'altro è Joronen che stava tornando, purtroppo si è fermato nel riscaldamento, è incredibile, però succede. Si parla di problema al polpaccio e anche qui, no, bene Bertinato che lo sta sostituendo secondo me alla grande, anche vabbè l'errore contro l'Ascoli, però è anche il primo che fa innanzitutto e poi insomma come potenza tra virgolette di fuoco non è a livello di Iorone sicuramente, perché secondo me è il miglior portiere della Serie B in questo momento come valore, e ce l'ha dimostrato anche nei momenti peggiori, ad esempio l'anno scorso quando ha salvato tante di quelle partite che potevano finire molto peggio di come siano andate. E niente, adesso stiamo a vedere, anche qui si stava riprendendo, adesso proviamo il polpaccio di nuovo. Boh, non riportano neanche loro molte informazioni, quindi stiamo a vedere. Il terzo nome della lista è quello di Sverco, che non ha giocato contro l'Ascoli, pensavo giocasse, ma anche lui si è infortunato di nuovo. Sì, un po' altalenante, non in fatto di prestazioni, ma in fatto anche lui di problemi fisici, e quindi sì, devo dire che i problemi fisici, infortuni, risiedono molto in quella zona di campo lì, quindi in difesa, e questo sta dando un po' di problemi. Se pensiamo l'anno scorso, Modolo aveva come ruolo, secondo me, quello di unificatore del gruppo, di chioccia, e quest'anno si ritrova addirittura a giocare, non dico titolare, ma siamo lì veramente. È anche bene per carità, un grande, però dice molto dei problemi che abbiamo lì dietro in fatto di infortuni. Tra l'altro, nonostante questo, riusciamo a fare molto bene, però insomma. È un peccato perché anche uno come Sverco, secondo me, poteva ritagliarsi il suo spazio, soprattutto vista questa lista infinita di infortuni, soprattutto in quella zona di campo. Quindi un po' dispiace, però si rifarà, si rifarà. L'anno scorso ho giocato poco perché, vabbè, c'era un certo Andrea Carboni che si stava facendo ben notare, giustamente quest'anno il Monza ha deciso di tenerselo, dal loro punto di vista hanno fatto bene, peccato per noi diciamo, ce ne siamo dispiaciuti, però insomma un giocatore forte forse merita anche la categoria che speriamo di raggiungere presto, non dico altro. E niente, stiamo a valutare anche qua i tempi di recupero e speriamo che possa recuperare presto, perché ci servono pedine là dietro e servono soprattutto a Mister Vanoli, che altrimenti è costretto a far giocare sempre quelli più che altro. Il quarto nome è quello di Poyanpalo, ovviamente, il bomber, che leggo qua è afflitto da una fascite plantare. Da quanto ho capito si è infortunato in nazionale, Venezia si è un po' risentito giustamente della cosa. Sì, allora devo essere onesto, questo inizio di stagione pensavo potesse fare meglio, non ha fatto male, però pensavo potesse fare meglio, però da un altro punto di vista ha fatto emergere, ha fatto far minuti sicuramente, ha fatto far minuti e anche gol a Gidker, che avere una coppia d'attacco, comunque un titolare e una riserva come Poyanpalo e Gidker è un lusso. È un lusso e secondo me farebbe gola a tante squadre in Serie A anche avere una mare di perlomeno di bassa classifica. Farebbe la gioia di molte squadre in Serie A. Dobbiamo ritenerci fortunati per quest'anno. Eh sì, no, speriamo torni presto, ma anche lì tempi recupero non li ho ben capiti. Nel frattempo, comunque, io mi tengo Gidker, non mi sento così, diciamo, inferiore qualitativamente.
tentativamente se ho Gitkeren un po' in palo. Quindi per il momento va bene così. Ovviamente è meglio avere tutti e due, che uno entra, uno esce e ruotano, insomma, tanta roba e speriamo possa tornare presto e si riprenda, ecco. Il problema più grande però, come sappiamo, c'è la Itzes che stava facendo una stagione secondo me straordinaria, era forse la gemma del mercato lagunare di quest'anno, che è trovata da Vanoli, che stava performando in una maniera incredibile. E mi stava ricordando la parabola che aveva fatto un po' Wisniewski, anche lui trovato, insomma, un lavoro di scouting eccellente da parte dello staff di Antonelli, e che poi infatti a gennaio il buon Wisniewski ci ha lasciato, è andato allo Spezia in Serie A. E niente, mi dispiace molto perché era uno che si stava facendo notare, che tempi di gioco, che gestiva bene anche a livello di regia la difesa, le azioni partivano bene da lui. Insomma, ha avuto un problema bello grosso, che non si tratta di problemi muscolari e tutto, qua si parla di trombosi, sono robe serie, quindi parlare di tempi di recupero non lo so, cioè, eviterei, ecco, ma tanto non si sanno, quindi c'è poco anche da parlare. Speriamo bene per il ragazzo, al di là del calcio, e lo aspettiamo perché ne vale la pena, secondo me. L'altro nome è quello di Olivieri, che sì, si è infortunato contro il Bari, mi ricordo, e praticamente dopo, non so, sarà stati 5 minuti, 5 minuti dopo il suo ingresso, nella ripresa. Vediamo. Io onestamente non l'ho visto entrare, forse uno di quelli che è entrato poco nelle dinamiche del gioco di Vanoli, o comunque sta facendo più fatica, ed è uno dei pochi, onestamente, uno dei pochi. Non ho molte critiche per nessuno quest'anno qui. Però sì, secondo me sta facendo più fatica di altri. Non saprei, perché forse, insomma, ha davanti gente come Jonsen, anche Cheryshev penso sia ritenuto, diciamo, più avanti nelle gerarchie di Vanoli. Quindi sì, non... tutto da valutare, ecco, il suo rendimento sì, è poco anche valutabile perché ha giocato poco, questo è vero, però insomma, diciamo che in quelle ispezioni di partita non mi ha fatto vedere grandi cose. Ho visto che ha grande fisicità, è un'ottima, secondo me, seconda punta, ma deve far vedere di più. Non dico null'altro, però deve farsi vedere di più nei ritagli di partite che avrà, perché di spazio adesso a Venezia ce n'è poco, soprattutto in attacco, e bisogna cogliere l'occasione, ma penso lo sappia lui più di me. La buona notizia però arriva da Svoboda, che a quanto pare sta recuperando, quindi fra un po' un difensore in più come alternativa ce l'avremo, se le cose si mettono come si devono mettere a livello fisico. Per lui può diventare sicuramente un titolare, vista anche la carenza che c'è. L'anno scorso si stava facendo notare nella seconda metà di campionato in una maniera assurda. Secondo me era fisicamente mostruoso, secondo me giocatore pazzesco. Stava, insomma, emergendo piano piano con l'aiuto di Vanoli, che l'ha spronato, lo ha caricato, e anche di responsabilità. Purtroppo ha avuto un grosso problema fisico, però adesso a quanto pare sta recuperando. Qua dicono che, insomma, avrebbe finalmente superato lo step della prima fase post-infortunio e sta svolgendo una fase di riatletizzazione con cariche aggiuntive. Ok. Quindi vabbè, insomma, con calma, perché sennò dopo si spacca di nuovo, quindi
con calma. Però dai, c'è da essere fiduciosi e speriamo bene, sarebbe una gran roba, veramente una gran roba riavere uno come Svoboda lì dietro in difesa, magari darebbe la possibilità di giocare più a tre come vuole Vanoli, secondo me, dietro. E niente, adesso tocca aspettarlo, però insomma, non fasciamoci la testa e sarà ancora lunga, secondo me, però insomma, primi segnali di vita ci sono, ecco. Come ho detto prima, presto uscirà il video sulle news di Tesman accostato al Bologna, dirò la mia, uscirà credo anche un prepartita, adesso vediamo di registrarlo. E niente, ricordatevi di iscrivervi per non perdervi i video nuovi, oltre al live reaction e al post partita classico, insomma, classici. E nulla, vi ringrazio ancora e alla prossima. E forza Unione.